Ciao, io sono Emanuele e in questo video parliamo di se i diabetici ricevono soldi, ma prima sono uno studente di medicina, sono diabetico da più di 16 anni e cominciamo il video. Domanda a risposta, cioè esiste un bonus per il diabete? Risposta sì, o meglio, ni. Non è che non esista, cioè esiste, ma dipende dalla tua condizione patologica. Cioè, ti faccio il mio esempio. Nel mio caso è stato adottato un'invalidità del 46%. Questo cosa significa? Significa che non ho diritto a ricevere una pensione, quindi non ho diritto a ricevere la pensione di invalidità in questo caso, ma la legge 104 mi riconosce che io faccio parte di un insieme di categorie che viene detto categorie protette, cioè ad esempio non posso lavorare la notte, se scoppia una guerra non vengo chiamato e altre cose simili. E come si fa domanda per la richiesta 104? La richiesta della legge 104 deve essere fatta all'INPS. Questo perché è l'ente che si occupa della previdenza sociale. Bisogna andare al portale dell'INPS, prendere appuntamento, verrà effettuata una visita per valutare lo stato patologico e fisiologico dell'individuo, in questo caso tuo, e verrà poi valutato se è ritenuto valido dalla commissione che tu hai bisogno di una pensione di invalidità, hai bisogno di alcuni giorni di esenzione dal lavoro perché magari un tuo familiare ti deve assistere. Nel caso mio, quando ero minore, e i miei genitori potevano, non mi ricordo quanto, comunque avevo un qualche giorno che potevano stare a casa brutto perché io ero minore e potevano badare a me. Inoltre ti può essere revocata, infatti la visita è ciclica e se tu non ti presenti la visita successiva loro ti annullano tutto. Quindi dicevo, può essere revocata, questo perché non tanto può essere evocata non tanto perché tu guarisca dal diabete, ma perché la tua condizione patologica può migliorare. Ti faccio l'esempio: tu puoi avere una glicata di 9 e essere idoneo per la richiesta e ricevere quindi una pensione di invalidità, oppure puoi avere una glicata, come nel mio caso, di 7,2 e non essere quindi idoneo per ricevere nessuna pensione di invalidità, ma ti viene riconosciuto semplicemente il fatto che tu abbia la patologia e rientri nelle categorie protette. Infatti io dall'età dei 18 anni non percepisco più la pensione di invalidità, la percepivo solo da minore. Quindi spero di aver risolto questo tuo quesito barra dubbio. Se il video ti è servito metti mi piace, iscriviti e commenta. Ricordo che sul canale puoi trovare una serie di video a tema diabete, sport, medicina, cioè la facoltà che frequento. Io ho finito, ti saluto.